Buongiorno amici, come state? Spero tutto bene. Nell'ultimo anno e mezzo ho accumulato un totale di 5.500 km viaggiando in bicicletta, suddivisi tra il viaggio in Normandia e Bretagna, che avete visto sul canale, e il coast-to-coast degli Stati Uniti d'America. Dall'esperienza fatta da queste avventure ho deciso di fare questo breve video per dare alcuni consigli a tutti coloro che stanno organizzando un tipo di viaggio come questo. Parto dicendo che io non sono un ciclista e che non è strettamente necessario esserlo per iniziare un'esperienza di questo genere, anche se parliamo di viaggi molto lunghi, sarà necessario fare attenzione a determinati aspetti che magari per chi fa questo sport da anni sono scontati, ma se muniti della giusta dose di motivazione tutto è possibile. Prima di entrare nel merito del discorso vi invito tutti a iscrivervi al canale e se aveste dei consigli diversi o in più rispetto a quelli che sto per darvi scrivetelo qua sotto nei commenti. L'organizzazione di un viaggio in bici è un momento magico in cui si dà spazio all'immaginazione e l'immaginazione ci permette di iniziare un viaggio ancora prima di aver poggiato il nostro sedere sulla sella della nostra bicicletta. L'organizzazione è molto importante perché andrà a condizionare tutto il viaggio, infatti andando a trascurare o completamente a omettere uno dei suoi passaggi è possibile che durante il viaggio si riscontrino dei grossi inconvenienti. Viaggiare in bici è una modalità di spostamento che richiede veramente tanto tempo e soprattutto per i più inesperti capire quanto tempo si ha a disposizione da dedicare a questa tipologia di viaggio è fondamentale per andare a mettere le basi per tutti gli step successivi dell'organizzazione del viaggio. Infatti, andando a capire quanto tempo si ha a disposizione, si andrà a scegliere un itinerario piuttosto che un altro. Secondo step dell'organizzazione di un viaggio in bici è quello di fissare il punto di partenza e il punto di arrivo. Ovviamente la cosa più semplice sarebbe fissarli presso casa propria, anche se mi rendo conto che sarebbe veramente molto riduttivo per chi decide di intraprendere questa tipologia di viaggio, perché solitamente sono persone che hanno molta voglia di scoprire qualcosa di nuovo e di esplorarlo. Bisogna dunque capire i costi per quanto concerne il trasporto della propria attrezzatura da viaggio. Attualmente quasi tutte le compagnie aeree, ferroviarie e di trasporto su ruota, quindi pullman, bus, offrono dei servizi di trasporto della bicicletta a dei prezzi ragionevoli, a patto che questa sia riposta in una borsa oppure in una scatola le cui dimensioni variano da servizio a servizio, quindi da compagnia a compagnia. Ho trasportato solamente una volta la bicicletta in aereo e non ho avuto nessun problema, però ho sentito e ho avuto pareri negativi riguardo a questa tipologia di spostamento e che hanno causato dei seri danni alle biciclette, anche a gente che non aveva tutta l'attrezzatura da viaggio, quindi aveva solo la bicicletta e magari si spostava per andare a raggiungere un punto di gara. Il terzo consiglio che mi sento di darvi è quello di informarvi veramente 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 bene riguardo al territorio in cui andrete ad effettuare il vostro viaggio, soprattutto dal punto di vista geografico, quindi territoriale, quindi se ci sono tante colline, se è piuttosto pianeggiante o se è montuoso, e poi dal punto di vista climatico, e quindi se è tendenzialmente una zona molto piovosa e soprattutto ventosa, e per quanto riguarda la distribuzione di paesi e città all'interno del territorio, perché saranno i vostri punti in cui riuscirete a reperire degli alimenti, degli accessori anche per la riparazione della bici, come magari le camere d'aria, e soprattutto perché vicino ai paesi e alle città di solito sono dislocati i campeggi. Sapere nello specifico come è fatto il territorio e quindi se è più collinare, pianeggiante o montuoso ci darà delle indicazioni molto specifiche su quanti chilometri riusciremo a fare in una singola giornata, mentre sapere le condizioni climatiche ci permetterà di attrezzarci in modo specifico per il clima che è presente in quella zona lì. Quindi se è una zona molto piovosa ci si attrezza in un modo, se è nevosa ci si attrezza in un altro, mentre se è prevalentemente soleggiata e quindi il numero di precipitazioni all'anno è veramente basso ci si attrezza in un altro modo, e diciamo che è la situazione ottimale, anche perché ti devi portare meno roba e tutta la roba che ti porterai è più leggera. Fatte tutte queste analisi non resta che tracciare il nostro itinerario di viaggio, quindi munitevi di una cartina e magari di un righello, di una matita, e tracciate proprio fisicamente il percorso che volete andare a fare. Ovviamente se siete alle prime armi e non avete mai fatto un viaggio di questo genere non ponetevi degli obiettivi giornalieri troppo ampi che sapete già di non poter
per rispettare, ma partite con calma e magari aumentate il ritmo man mano che il viaggio procede. Porsi degli obiettivi troppo grandi renderà il viaggio estremamente stancante, sia dal punto di vista fisico che mentale. Quindi, se siete inesperti, il consiglio più grande che posso darvi è comunque quello di usare la testa, anche perché l'esperienza non è dalla vostra parte, perché non avete mai fatto qualcosa del genere. Usate dunque il ragionamento e pensate a cosa è meglio fare senza porvi dei limiti veramente irraggiungibili. Comunque, fare molti chilometri al giorno non è difficile, si potrebbero creare le condizioni per cui vi alzate presto la mattina, smontate tutto, incominciate a pedalare, lo fate con alcune pause magari fino a sera. Vi converrà programmare fin da subito dei giorni di recupero, ovvero dei giorni in cui non pedalerete totalmente e che vi permetteranno di alleviare un po' la tensione che si crea dallo sforzo e di non accumulare troppa stanchezza. Ovviamente è da valutare in fase di progettazione dell'itinerario la distanza tra un campeggio e l'altro, a meno che voi non decidiate di fare il viaggio molto più wild e quindi di dormire un po' dove vi capita, però in quel caso fate veramente attenzione a dove pianterete la tenda, per uno, per non infastidire le altre persone, seconda cosa, per evitare che qualcuno dia fastidio a voi. Scelto poi l'itinerario di viaggio, non resta che munirci di tutta l'attrezzatura necessaria per intraprendere appunto il viaggio, e quindi bisogna considerare che non si avrà molto spazio e che per evitare che tutta l'attrezzatura, tutti gli accessori vadano ad incidere troppo sul peso della bicicletta, è veramente fondamentale che sia il più compatto e più leggera possibile. Non mi dilungo molto sul punto attrezzatura, perché ho in programma di far uscire un video in cui vi parlerò in modo più specifico di tutta l'attrezzatura che è necessario portarsi dietro, e soprattutto vi farò vedere la mia attrezzatura, la mia bicicletta e le mie borse da viaggio. Infine, sulla preparazione al viaggio stesso, io vi consiglio caldamente di fare una buona routine di allenamento prima del viaggio stesso e di aumentare mano a mano il peso che metterete sulla vostra bicicletta per avvicinarvi il più possibile e magari anche superare il peso della bicicletta che avrete durante il viaggio stesso. È veramente fondamentale prepararsi sia fisicamente che mentalmente, quindi allenatevi per un'esperienza bellissima che vi regalerà tante soddisfazioni. Concludo poi questo video dicendo: organizzatevi, però lasciatevi anche quella punta di avventura e di esplorazione fondamentale per un viaggio come questo. Questo non vuol dire essere incoscienti, ma saper sfruttare e vivere ogni situazione al meglio, che sia bella o che sia brutta, e soprattutto in una situazione più negativa riuscire a utilizzare la testa e gli strumenti che si ha a disposizione in quel momento per venirne fuori. Perché è vero che molte volte filerà liscio, però ci saranno anche dei momenti in cui ci saranno degli inconvenienti e che bisognerà superarli. Quando arrivi alla fine, ti guardi indietro e vedi che sei riuscito a superare delle cose che quel momento lì ti sembravano veramente ti avrebbero cambiato la vacanza, il viaggio, ti guardi indietro e ti dici: wow, ce l'ho fatta, e ne sei veramente soddisfatto. Il discorso di oggi termina qui. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici cicloviaggiatori, mentre se non vi è piaciuto mettete un non mi piace. Vi invito anche a seguirmi su Instagram per essere sempre aggiornati su tutto quello che faccio e sui video che usciranno prossimamente. Per oggi è tutto e al prossimo video. Ciao!